bene qua. Come, che è successo? Ho confuso la bambola con... Oh no, la bambola con i giocattoli, con i giocattoli con gli strumenti. Con gli strumenti, e vabbè, messo anche un applauso lo stesso, perché era da solo contro tutti. Grazie, puoi uscire. L'applauso vero va al paese che si aggiudica la puntata Orsara di Puglia. Guardami, guardami. Un gioco velocissimo, è durato proprio veramente... C'è due ore per sistemare i tappetoni, quattro ore e mezzo di lavoro. Posso dire una cosa? Sì. La settimana scorsa la situazione era molto simile e Baliano sull'ultimo gioco si è rifatto. È la prima volta. Per la prima volta ha fatto 30 e 1. Proprio precisissimi. Dunque, allora, intanto noi consegniamo, venite, venga professoressa che rappresenta Orsara di Puglia, la signora Luisa che riceve la coppa di mezzogiorno in famiglia. E Orsara di Puglia, il paese in provincia di Foggia, è il paese campione. Ma come diceva Laura... c'è un tentativo per strappare la coppa Orsara di Puglia, ovviamente. L'ultimo gioco, il gioco dello strappacoppa, guardatelo qua, difficilissimo. Facciamo, ma Baliano ce l'ha fatta. Prego, ecco la salvatrice della patria, vieni, vieni. La settimana scorsa è stata lei, bravissima. Allora, attenzione, ricordiamo il nome di questa ragazza che è... Margherita. Allora, Margherita, la settimana scorsa, non capitava da almeno 2 anni, da quando siamo qua, ha contato in maniera perfetta. Quindi attenzione a Orsara di Puglia, perché Margherita è bravissima. Potrebbe per la seconda volta, e sarebbe forse clamoroso, credo lo chieda agli autori, non è mai accaduto. Assolutamente. Non è mai accaduto. Potrebbe per la seconda volta di seguito strappare la coppa all'avversario, ma deve essere brava come domenica scorsa. Vediamo, Margherita, ce la farà, lo scopriremo tra poco. Accomodati nella cabina. Prego, prego. Viene bendata, giustamente mascherata per non riuscire a vedere. Attenzione, ricordiamo quanti litri ci sono di acqua. 20 litri d'acqua. 20 litri d'acqua sulla tua testa, quindi vi prego, allora, massimo silenzio in studio. Tu sai già tutto, puoi iniziare quando vuoi. In studio, mi raccomando, silenzio, nessun rumore, colpi di tosse, possibilmente nessuna cosa che può distrarre. No, Margherita! Questa volta nettamente in ritardo, nettamente in ritardo Margherita, va bene lo stesso, attenzione a non scivolare, e ovviamente non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta per la seconda volta, quindi Orsara di Puglia, che era preoccupata della prova di Margherita, ovviamente gioisce, perché la coppa rimane a Orsara di Puglia, provincia di Foggia. Ecco qua la medaglia assegnata. Diamo la targa, ecco la targa, ricordo. E approfittiamone per ringraziare Sergio Muniz, che è stato con noi, che ha giocato con noi, grazie. Eccola. Sergio. E a Sergio Muniz. Sergio Muniz, grazie, grazie, molte grazie Sergio. Grazie. E a questo punto ci colleghiamo con Baliano, dove c'è Roberta Gangeri. Roberta, a te. Qui facciamo i complimenti a Orsara di Puglia, ci dispiace ovviamente, vi salutiamo dalla provincia di Frosinone, dove ringraziamo tutti i paglianesi per aver partecipato con noi. Mi raccomando, venite a visitare Paliano, che offre dei splendidi paesaggi sociali, si mangia bene, l'ospitalità è unica. Noi ringraziamo anche i bambini che ci hanno fatto compagnia tutta la mattina con i loro fazzoletti azzurri, il colore della nostra squadra. Io mi rimetto in viaggio, vi aspetto la prossima settimana da un altro meraviglioso comune italiano. Buona domenica a tutti, ciao! Grazie, grazie Roberta, buona domenica a te, buona domenica a Paliano. E ora si starà festeggiando a Orsara di Puglia, paese campione di mezzogiorno in famiglia. Laura e Silvia Squizzato. Via Orsara di Puglia, tutti i cittadini sono contentissimi di questa vittoria che ci siamo guadagnati immeritatamente. E noi per festeggiare ci mangiamo queste buonissime bruschette portate dall'associazione Pane e Salute, sono fatte di grano duro, un pane fatto in un antico forno del 1500 a Paglia. E poi beviamo questo buon vino rosso corposo fatto con un vitigno autoctono, il
Luccanese, diciamo che non ci manca nulla. Assolutamente no, quindi noi siamo pronti ad accogliervi la settimana prossima e chissà che l'ordine dei Calatrava non difenda insieme a noi la coppa che ci siamo giustamente guadagnati oggi. Ciao, complimenti. Naturalmente ci vediamo sabato prossimo. E ora? Alle nostre spalle, guardate il tabellone. La senti questa voce? Vogliamo giocare a regalarvi qualcosa? Speriamo. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Chi abbiamo in linea? Ciao, sono Antonella. Ciao Antonella, da dove ci chiami? Da Fano. Benissimo, allora scegliamo insieme da 1 a 9. Con quale vuoi giocare? Quale casella scegli? Allora, la 4. La 4... Ciao amore mio, vediamo. Ciao amore, scusami. Era un rapporto confidenziale, scusate. 200 euro. 200 euro per te. Speriamo. Perché noi siamo innamorati dei nostri telespettatori. Assolutamente, via via. Allora, 200 euro, mi raccomando, non ascolterai la voce del cantante originale, ma dobbiamo indovinarla insieme. Ascoltiamo, dai, vai. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. Sul finale si capisce forse, sì. Attenzione, vediamo se lo indovini. Chi è? Di chi è questa voce? Non è facile. Gianni Morandi. Gianni Morandi. Vediamo. No, non è Gianni Morandi. Grazie di aver giocato con noi. Però abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno Amoruzzo. Amoruzzo. Avevo capito, buongiorno Abruzzo, come fa a sapere? Amoruzzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Mariuccia. Mariuccia. Mariuccia, vedi? Ho detto Mariuccia. Mariuccia, da dove chiama? Da Bergamo. Benissimo. Da Bergamo. Benissimo. Bergamo. Allora, dall'1... Ah, no, la stessa casella. Non mi distrarre, Sergio. Per 200 euro. Riascoltiamo ancora questa canzone. Di chi è la voce? Pazienza, pazienza. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. Alla fine, Mariuccia. Sul finale si capisce. Mariuccia mi deve dire il nome. Non lo so. Un nome, mi dico un nome per 200 euro. Maschile a caso. Niente. Grazie della telefonata comunque, saluti a Bergamo. Vogliamo scoprire insieme o c'è tempo per un'altra telefonata? Un'altra telefonata? No, scopriamolo, no. Edoardo Bennato. Era Edoardo Bennato, non grande. Non era facile. Grande Edoardo Bennato, ma allora a sto punto sapete che facciamo? Non siamo riusciti a regalare niente. Ma cantiamo!